Che figlio di puttana, ha ammazzato un ammalato. Quando sono arrivata da lui era già troppo tardi. È un mostro, devi fare qualcosa, indietro. Devi fermarlo in qualche modo. Basta! No! Fermi! Lasciatelo stare! Lasciatelo! Basta! Cazzo! Dove cazzo ce l'hai? Si uccide per sopravvivere. Questo vale in prigione come fuori. Io però mi domando perché qui dentro lottiamo tanto per restare vivi. Uno viene condannato a 100 anni. Crede davvero che se si allena tutti i giorni, si tiene in forma, potrà uscire? Un giudice dice carcere a vita, senza possibilità di libertà vigilata. Nessuna possibilità! Ergastolani. A un certo punto capiscono che non andranno da nessuna parte. L'ho visto succedere. Una grande calma gli si spalma negli occhi. È come se avessero capito qualcosa che il resto di noi non riuscirà mai a capire. Diventano liberi in un modo completamente diverso e perciò sono pronti a morire. Forse per questo vogliono accorciare questo merdume.